Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Toscana ha scelto di premiare 8 storie di donne, spesso lontane dai riflettori, che nell'ultimo anno si sono distinte per merito nei loro campi di attività, che vanno dalla cultura allo sport, alla scienza, alla sanità, all'enogastronomia. Un riconoscimento speciale è andato anche alle donne iraniane, impegnate nella battaglia per la loro libertà, per l'occasione rappresentate dal movimento Donna Vita Libertà. La cerimonia si è svolta nella sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso, dove sono state premiate la chef stellata Valeria Piccini, che quest'anno festeggia i 25 anni di 2 stelle Michelin per il suo ristorante immerso nella campagna maremmana, Liliana Dell'Osso, presidente della Società Italiana di Psichiatria e direttrice dell'Unità Operativa di Psichiatria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Francesca Biagini, prorettrice agli affari internazionali e alle diversità e professoressa ordinaria di matematica applicata all'Università di Monaco, Sara Montemerani, medico del 118 ad Arezzo. Fa parte del personale medico toscano che è partito in soccorso alle popolazioni colpite dal terrificante terremoto in Turchia e Siria, Lucia Ghieri, imprenditrice nella produzione di motori elettrici autofrenanti, Violante Gardini Cinelli Colombini, imprenditrice vinicola e presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana, la tennista Martina Trevisan, prima italiana nella classifica Women's Tennis Association e le archeologhe di San Casciano dei Bagni. Abbiamo deciso insieme all'ufficio di presidenza di dare vita a questa iniziativa per mandare un messaggio forte. La Toscana in questi anni ha fatto, sta facendo, continuerà a fare tutto quello che può per dire con chiarezza che una bimba che nasce in uno dei borghi più piccoli della nostra regione deve avere gli stessi diritti di una donna che vive nel centro di una grande città. Per fare questo, per essere al fianco di chi lotta per i diritti, abbiamo deciso di premiare le attiviste di Donna Vita Libertà. È un modo per dirgli che siamo sempre al loro fianco, che questa battaglia per i diritti negati è anche la nostra battaglia per i diritti. Poi abbiamo voluto premiare 8 donne che hanno portato il nome della Toscana in alto nel mondo, a volte storie meno note, a volte più note, di cui noi vogliamo andare orgogliosi. Questo è il senso dell'iniziativa di oggi, un'iniziativa voluta da tutto l'ufficio di presidenza. 8 marzo il Consiglio regionale della Toscana, Ufficio di Presidenza, Commissione Pari Opportunità premia le 8 esperienze della Toscana che si sono distinte in tanti settori, dallo sport all'arte, alla cultura, all'imprenditoria, 8 eccellenze che portano in alto il nome della Toscana, e per noi è soddisfazione festeggiare la giornata internazionale dove si promuovono e difendono anche i diritti di tutte le donne, promuovendo quelle che sono state delle intuizioni straordinarie e che fanno, diciamo, dell'estro, della gentilezza, dell'innovazione, un grande elemento di forza della nostra regione. A fianco di questo ovviamente un impegno forte che la Toscana si assume rispetto alla difesa dei diritti, delle libertà e di tutte quelle battaglie che stanno oggi portando avanti tante ragazze molto giovani in tutto il mondo rispetto alla loro libertà. E tanto c'è ancora da fare anche nel nostro territorio, anche per contrastare tante dinamiche di violenza che molte volte in silenzio vengono sottaciute. Una cerimonia davvero emozionante, questa dell'8 marzo per 8 donne, che ha parlato di Toscana nel mondo. Sono rimasto commosso dalle parole della dottoressa Sara Montemerani, che ha salvato una vita umana sotto le macerie del terremoto in Turchia. Ma è stato bello anche sentire le esperienze di chi fa università, di chi si occupa del mondo di impresa. Abbiamo ascoltato la testimonianza toccante delle donne iraniane. Ecco, la Toscana è grande quando sa parlare al mondo, quando sa essere in prima linea sul piano della lotta per i diritti civili, per i diritti sociali. Dobbiamo tutti insieme ricordare quanto siano importanti le donne tutti i giorni dell'anno, non solo l'8 marzo. E dobbiamo insieme fare squadra, chi è nelle istituzioni,
per dare messaggi importanti come quello di oggi. L'8 marzo è sempre una giornata di celebrazione della donna ma anche di profonda riflessione. È giusto che il Consiglio regionale conferisca dei riconoscimenti alle donne che ce l'hanno fatta, ma ci sono molte donne che ancora non ce l'hanno fatta e che ogni giorno combattono con disuguaglianze, con diritti negati, con compagni violenti e quindi è giusto che questa sia una giornata davvero di richiamo delle istituzioni ma della società tutta, perché non vi è dubbio che ancora c'è molto da fare. Negli anni 70 la prima donna ministro, Tina Anselmi, fece la prima legge sulla parità salariale. Ancora oggi i governi intervengono su questo tema perché ancora questa parità salariale, sappiamo, non c'è. Per dire alcuni titoli sui quali abbiamo la necessità che l'8 marzo non sia una data sul calendario ma sia un impegno profondo per tutte le donne, perché sappiamo che una donna che può lavorare, che può sviluppare la propria dimensione personale, è una donna che conferisce alla propria famiglia, alla società tutta, un di più di ricchezza, di contributo, di approccio positivo ai problemi, e io credo che se le donne fossero ai posti di comando la nostra società sarebbe sicuramente migliore di quanto non sia oggi. Quindi un buon 8 marzo e un impegno per il futuro da parte di tutti noi. A parlare della festa della donna si rischia a volte di dire cose banali. Io, festeggiando la donna oggi nel 2023, voglio ricordare due donne. Una è Celina Seghi, che è nata in un piccolo paese di montagna oltre 100 anni fa, che era nata l'8 di marzo e che quest'anno sarà il primo anno che non festeggia il suo compleanno, perché è mancata, aveva insomma vissuto un secolo intero, e però secondo me rappresenta uno dei simboli più belli dell'emancipazione femminile. Nata in un paese di montagna all'inizio del 1900 e che è andata, quando le sue coetanee passavano la vita nei boschi a raccogliere mirtilli o a andare a legna, è andata a giro per il mondo a vincere gare di sci. Quest'anno sarà il primo 8 marzo senza Celina Seghi. L'altra donna che mi piace ricordare oggi è Giorgia Meloni. Ci sono voluti oltre 70 anni perché l'Italia avesse una donna ai vertici dell'architrave istituzionale a fare il Presidente del Consiglio. Sicuramente penso che, indipendentemente dalle appartenenze politiche, il fatto che questo 8 marzo l'Italia sia rappresentata nel mondo da una donna, da Giorgia Meloni, sia per le donne un bel esempio e sicuramente una bella notizia. È stata una bellissima iniziativa, emozionante, a tratti anche commovente, perché abbiamo ascoltato storie che comunque ci toccano, ecco, profondamente, di sofferenza, però è stato molto bello ascoltare i racconti di vita di queste donne straordinarie, effettivamente, che hanno raggiunto con anche la loro capacità di sognare le proprie ambizioni e quindi hanno esercitato appieno la propria libertà di esserci e di realizzarsi nel mondo del lavoro anche su un piano personale. Quindi credo che ritrovarsi, riflettere intorno alle storie delle donne sia sempre un momento di grande crescita sociale, culturale, anche economica, per il nostro paese e per noi tutti, perché insomma ci porta a riflettere, ecco, su dove siamo ma anche su quello che possiamo fare. E i racconti delle donne sono effettivamente sempre molto emozionanti, molto affascinanti, e servono per tenere accesa questa speranza e per stimolare anche però la necessità di un impegno, di una crescita proprio della nostra società. Quindi comunque una bellissima iniziativa, e complimenti naturalmente al Consiglio regionale, al Presidente e a tutte le donne premiate. Ogni 8 marzo è un momento per fare il punto della situazione sulla condizione delle donne. Oggi non è soltanto la festa della donna, è la giornata dei diritti delle donne, e è importante capire a che punto siamo in Toscana e nel nostro paese. L'anno scorso avevamo fatto una ricognizione grazie a IRPET per capire la situazione lavorativa delle donne in Toscana. In questo anno devo dire che è cambiato molto. La Regione Toscana, attraverso i suoi organi più importanti, la Giunta e il Consiglio regionale, ha fatto una serie di interventi e di iniziative, e ne ha annunciate delle altre nei prossimi mesi, proprio per andare in questa direzione, cioè aiutare le donne, le bambine e le ragazze a scegliere il loro futuro senza discriminazioni e avendo bene in testa la loro libertà di vita e appunto i diritti delle donne.
di fronte, e assieme a questo però dobbiamo ricordarci anche delle donne che in questo momento in tutto il mondo stanno combattendo per i loro diritti. Pensiamo alle donne iraniane in particolare, che quest'oggi verranno premiate, anche alle donne afghane, perché ci dobbiamo ricordare che ancora di diritti ne dobbiamo conquistare, ma quelli conquistati devono essere continuamente tenuti con le unghie e con i denti. Lo abbiamo visto appunto, quello che succede in Iran continuamente contro le donne è veramente una violenza continua. Ma loro ci hanno insegnato, il gruppo di ragazze che andremo a premiare o semplicemente a ringraziare, ci ha insegnato di non arrenderci mai, ci ha insegnato che di fronte ai soprusi dobbiamo sempre combattere. Loro stanno combattendo da lontano, da un altro paese, non dal loro paese, ma stanno facendo di tutto, di continuo, tutti i giorni, per aiutare le loro amiche, le loro sorelle che sono rimaste in Iran. Noi dobbiamo fare lo stesso, tutti i giorni nel nostro posto di lavoro, in società e in famiglia, fare in modo di non vederci calpestati i nostri diritti. Loro per noi sono un grande insegnamento e speriamo veramente, con le azioni che abbiamo messo in campo, di poterli aiutare. Crimini del regime islamico sono infinite, le violenze sono inaudite, e ogni giorno ci chiediamo cosa succederà di più, no? Abbiamo bisogno sicuramente di comunità internazionale, abbiamo bisogno di sensibilizzare, ma abbiamo bisogno veramente di fatti concreti, in maniera che si possa indebolire il nostro regime e chiedere anche conto di quello che sta facendo, perché avvelenamenti delle bambine soprattutto, ma anche dei maschi avvelenati in questi giorni, credo sia un fatto così grave che non si può nemmeno credere che si possa fare una violenza di questo tipo. Quindi penso che anche comunità internazionale e tutti gli stati democratici hanno il dovere di chiedere cosa sta succedendo. Come Regione Toscana penso che per noi è molto importante sempre sostenerci e chiediamo a vari livelli istituzionali, perché ovviamente ci rendiamo conto che ogni livello istituzionale può fare a determinati ruoli. Sicuramente Regione Toscana in questi mesi è stato accanto a noi, ha dimostrato che sta accanto alle donne iraniane, e noi continueremo a lavorare con loro, perché credo che per primo passo per poter aiutare sia anche conoscere quello che sta succedendo. È il nostro dovere come donne iraniane, come popolo iraniano, è quello di far sapere al mondo tutte le atrocità che stanno succedendo nel nostro paese. È bellissimo essere qua oggi, anche perché io sono a San Casciano fin dai primi scavi nell'area del Bagno Grande, e quindi è veramente emozionante vedere la portata e anche la risonanza che questo ha avuto, l'interesse delle persone verso il nostro lavoro, e proprio per questo oggi siamo qua anche per ringraziare di questo riconoscimento e per chiedere che alle donne nel mondo dell'archeologia sia concessa una maggiore attenzione, perché noi siamo una goccia in un mare di tante archeologhe, perché siamo soprattutto donne che però spesso non vedono propriamente riconosciuti i loro lavori, i loro diritti, ecco. Sono molto onorata che oggi mi venga consegnata o data questa onorificenza. Sono molto grata alla Regione Toscana e anche al Presidente del Consiglio regionale, alla Presidentessa del Comitato per le Pari Opportunità e alla Regione tutta. Io ho fatto una carriera internazionale, però per me le radici, la famiglia, anche l'essere toscana sono sempre stati fondamentali. E vi spiego anche perché. Per due fondamentali ragioni. La prima, perché io ho avuto la fortuna, essendo toscana, di poter partecipare e essere accettata in molte istituzioni d'eccellenza qui in Toscana, e qui parto dalle avanguardistiche scuole materne degli anni 70 qui in Toscana fino all'Università di Pisa e, nel mio caso, alla Scuola Normale di Pisa. E questo mi ha dato le competenze sia personali che scientifiche poi per fare la carriera che ho intrapreso. E quindi per me sarebbe importante anche mandare un messaggio alle istituzioni toscane affinché si prendessero cura e promuovessero queste entità di eccellenza toscane, che però sono uniche nel mondo. E la seconda ragione per cui sono molto fiera di essere toscana è che io ho vissuto questa sagacità, questo spirito frizzante e anche un po' irriverente toscano, questa ironia,
che mi ha dato molta forza in tutte le difficoltà che ho incontrato, perché fare una carriera in matematica internazionale non è una passeggiata. E spesso, di fronte alle difficoltà, mi sono fatta forza dicendo: oh, ma io sono toscana, a me non me la fa nessuno, oppure sei bellino, ti ripiglio. E questo mi ha aiutato moltissimo. Quindi sono molto fiera di essere toscana e di anche di rappresentarlo all'estero. E poi, concludendo, vorrei rivolgere un pensiero ai giovani, ma in questa giornata particolare alle ragazze. Io ho studiato matematica, ho voluto fin da piccina studiare matematica e fare ricerca, e ho potuto farla grazie anche alla scuola normale di Pisa, e ho intrapreso una carriera accademica internazionale, e vi vorrei incoraggiare a studiare matematica, a studiare le materie scientifiche, a avere il sogno di fare una carriera accademica, perché questo è possibile, lo dimostra la mia esperienza, e vi posso anche dire è pure conciliabile con la famiglia. Ci vuole naturalmente impegno, determinazione, volontà, anche un po' di fortuna, io direi molto sacrificio, ma soprattutto ci vuole anche umiltà, riconoscenza e rimanere fedeli a se stessi. Se lo saprete fare, vi si apriranno tutte le porte, oppure alla Toscana sfonderete tutte le porte e non avrete mai rimpianti. Allora, l'esperienza in Turchia è stata sicuramente un'esperienza che mi ha segnato come medico e come persona prima di tutto. E è un onore ricevere questo premio da parte della Regione Toscana, che ha investito tanto nel progetto dell'USAR e che penso e spero continui ad investire, perché è un'unità specialistica che ha la sua unicità in tutta Italia. Dedico la premiazione a chi mi è stato accanto, a chi mi è stato accanto da casa, a chi mi è stato accanto là, anche perché il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro di equipe, quindi io in realtà sono soltanto una delle 50 persone che erano lì e hanno operato in Turchia. Perciò un ringraziamento speciale, una dedica speciale va a tutti loro. Racconto un aneddoto. Qualche tempo fa, quando piove molto forte, la clinica, le cantine si allagano e per puro caso mi sono trovata a salvare dal macero i registri della clinica psichiatrica dalla sua fondazione. Il 1906 è stata un'emozione, ho anche scritto un libro sull'argomento, proprio vedere com'è nata e vedere quanti cervelli sono stati necessari per costruire questo tempio di sapere, dove ancora io ho pazienti che vengono anche dall'Europa e non è merito mio, io mi devo riconoscere il merito di aver stabilito con me stessa, quando sono diventata direttore, che avrei lasciato la clinica più in alto scientificamente di come l'avevo ereditata dal professor Cassano. Ecco, questo impegno l'ho mantenuto, perché le pubblicazioni scientifiche sono sotto gli occhi di tutti, e quindi penso il mio compito anche di appassionare alla ricerca tante generazioni di giovani di averlo svolto. Sono Lucia Ieri, presidente di MGM Motori Elettrici SPA. L'azienda ha sede qui in Toscana, in Lombardia, a Milano, e in altre quattro, abbiamo stabilimenti in altre quattro parti del mondo, in India, in Turchia, negli Stati Uniti e in Canada. La holding è di diritto italiano, quindi paghiamo le tasse in Italia. MGM è un'azienda metalmeccanica e ci sono tante donne in posizioni apicali. E sono lì non per quote rosa o per favoritismi, ma soltanto perché quanto di meglio abbiamo potuto trovare sul mercato. Sono una donna chef e da 25 anni mi porto con me le due stelle Michelin, che questo per me è un grande onore. E mi rivolgo a tutte quelle ragazze che vogliono intraprendere questo lavoro, che è vero che è un lavoro faticoso e portato avanti da quasi sempre da uomini, però uno che ci mette tutto il cuore, tutta la passione, la costanza, lo studio, tutto il suo sapere, ce la può fare tranquillamente. Io e altre donne come Annine siamo l'esempio, e quindi dico a tutte le ragazze che gli piace la cucina di buttarsi in questo lavoro, che è bellissimo, faticoso ma bellissimo. È un grande piacere e un onore essere qui oggi con donne di talento e coraggiose
tutte insieme in Toscana. Io mi sento onorata di essere toscana e di poter fare il lavoro che ho sempre amato. Penso che essere una donna sia una cosa importante e qualcosa che può dare un'opportunità in più. Il mio percorso inizia dalle associazioni, quindi io ho sempre creduto che insieme si possa raggiungere obiettivi più forti. Il tutto inizia quando ero piccolina, in associazioni di servizio, io facevo parte del Leo, i giovani del Lions, e ho sempre creduto che quando siamo in gruppo e si ha un obiettivo e si fanno le cose insieme, si riesce a farle meglio e arrivare più in alto, no? Con questo obiettivo sono arrivata alla presidenza dell'Associazione Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani e poche settimane fa ho ripreso la presidenza del Movimento Turismo del Vino Toscana. Thank you.